È lui? Ecco! Sono arrivato prima di te! Secondo me loro sono inconsapevoli di quello che li aspetta. È successa una roba. Ebbene sì, oggi davanti al Colosseo andiamo a fare una bellissima esperienza con un gruppo di persone, di professionisti. Oggi infatti sarò l'uomo workshop, diciamo così. Sarò colui che aiuterà questo gruppo di professionisti a imparare ad utilizzare meglio il video come strumento, come superpotere per creare un personal brand e creare contenuti online. Lo faremo con un gruppo di amanti e di fan del podcast Liberamente di Matteo Neroni. Infatti lo sto raggiungendo insieme alla sua squad e tra poco inizieremo le attività della giornata. Sono molto molto contento. Ho portato con me anche l'attrezzatura per poterla far vedere, per utilizzarla. Sarà un workshop chiaramente molto pratico e quindi mi piace sempre sporcarci le mani insieme. Eccoli, li vedo, sono arrivati, stanno tutti con il mitico monopattino elettrico. Ora saliranno, arriveranno da qui. E quindi sono arrivato prima io, ho fatto prima io. Ma guarda un po' chi c'è, non ci posso credere. Il nostro videomaker. Ma chi è? Giacomo Matteo Neroni? È lui? Ecco! Sono arrivato prima di te. Grande Giacomo. Questo è un momento storico. Vieni qua, vieni qua. Sì, grande Giacomo. Colazione fatta, colazione dei campioni, pronti per cominciare questa giornata nuvolosa, perfetta per fare video. E quindi cominciamo a parlare di video, rompiamo il ghiaccio, lo faremo davanti al Colosseo. Ecco, per fare video bisogna prima di tutto guardare la strada, se passano macchine o meno, ecco. Questo è l'unico momento in cui è concesso non guardare in camera, che ne va della nostra vita. Per poter creare un contenuto che sia audio, video, scrittura, non si può prendere il microfono, la videocamera, accenderla e parlare così, a buffo, come si dice a Roma. Lo puoi fare, ma è difficile poi arrivare a chi sta dall'altra parte. E quindi è necessario saper conoscere come ragiona il nostro cervello. E per fortuna è veramente complessa la nostra mente, ma su alcune cose è davvero semplicissima. Quindi, per creare un contenuto che funziona, basta semplicemente andare a capire qual è la struttura narrativa di una storia. Lo storytelling, tutti l'abbiamo sentito, ma che vuol dire? Come si crea uno storytelling che funziona? Allora l'esercizio in questo momento che stiamo facendo è proprio quello di individuare quelle strutture che ci permettono di arrivare al mittente in maniera chiara, facendolo appassionare e cercando di portarlo alla fine del nostro messaggio e quindi creare contenuti di valore. Mancano 30 secondi, ragazzi. Ci siamo. Esercitazione di storytelling finita. Il buon Matteo ora ci porta a mangiare, vero? Voglia. È venuta la colina. Ci manca da riempire il pancino dopo aver riempito la mente con tutte queste belle cose. Mangiando con la pancia piena si dice che si ragiona meglio, anche perché e si assorbe meglio, si assorbe meglio quello che abbiamo detto oggi, perché lo applicheremo poi nel pomeriggio per fare un'esercitazione pratica. E forse è quella parte che mi diverte di più, onestamente. Anche a me. Non so se diverte anche loro, perché secondo me loro sono inconsapevoli di quello che li aspetta. Non lo loro sanno. Per ora sanno solo che mangeranno. Poi quello che viene dopo, io lo diciamo piano piano. Meglio, una bella dopo sorpresa. Allora, adesso ci spostiamo sì dal mitico Colosseo, settima meraviglia del mondo. Mamma, ritorniamo in zona nostra, quindi zona White Rabbit. Ce ne andiamo al Datterino Giallo, un ristorante veramente di livello del mio quartiere, all'altezza, quindi, insomma, di questa giornata. Assolutamente sì, direi di sì. Allora andiamo a prendere la metro e poi si continua. Iniziamo così, con un bel antipastino misto. Grande Matteo, complimenti per la location. Mica ho cucinato io. Però non c'è. Io mangio. Va bene, se avete fatto le vostre cose, io direi che buon appetito a tutti. Buon appetito, buon pranzo. Buon pranzo. Oh,
mangiare abbiamo mangiato, con la pancia piena si ragiona meglio e si realizzano anche dei video migliori. Infatti adesso comincia la parte pratica in cui vedremo esattamente come utilizzare lo smartphone al meglio, al massimo delle nostre possibilità per tirar fuori un contenuto di valore. Quindi la domanda che ci dobbiamo porre sempre è: come facciamo ad aiutare chi sta dall'altra parte? E quindi poi, applicando varie tecniche, sia di ripresa, sia di come stare davanti alla videocamera, si riesce a tirar fuori il meglio e realmente anche rispondere a questa domanda: si può aiutare chi sta dall'altra parte? Probabilmente sì. Quindi zaini in spalla e andiamo a fare questa esercitazione al White Rabbit, che è un locale che sta qui vicino. Oh, ma sei una spada, sei. Ho sentito delle ottime call to action comunque. Eh? Bravo. Bravo. Grazie. E poi ho notato una cosa: che hai usato per chiudere il video una frase, un concetto che fa parte della tua missione, sì, della tua visione, è il tuo mantra. Io dico che il video sia con noi, no? È uno stimolo, quello funziona molto perché identifica e fa identificare lo spettatore in quella che è una visione del mondo. E quindi, se gli è piaciuto il contenuto, in quel modo hai rafforzato il suo sentimento di appartenenza, certo, di condividere quello che hai appena detto, i valori che hai trasmesso, i consigli, sì, che hai dato. Sì, quindi sì, funziona tantissimo, funziona. Bravo. Sì, ma anche perché appunto più uno, cioè l'ottica dell'errore che va bene, che se può sbagliare si può apprendere, è una cosa secondo me vincente, perché in realtà penso che tu hai sbagliato un sacco di volte e meno male. Se no non impari. Dai, il mastermind non è facile perché è un mix di elementi. È stato un luogo in cui incontrare persone che come me avevano tanta voglia di mettersi in gioco. Il mastermind è l'occasione per fare un viaggio insieme a dei compagni. È stato possibile, ecco, camminare insieme. Perché la solitudine è il nemico peggiore per chi vuole fare un progetto digitale, e lo so. Fa venire voglia di migliorarsi e credo sia una grande e bella cosa. In un progetto digitale si possono avere idee esplosive, ma senza dei compagni di viaggio adeguati qualsiasi idea in realtà è destinata a inaridirsi. Ci divertiamo, ridiamo, siamo ironici, scherziamo, ma poi arriva il momento in cui fare focus e dedicarci ai nostri obiettivi. La cosa che mi è piaciuta di più, che mi piace di più, è che ognuno cammina al suo ritmo. In questi mesi di mastermind il mio progetto è cresciuto e ho avuto anche la fortuna di aiutare dei colleghi a far crescere il loro, o addirittura farlo nascere dal nulla. La possibilità di trovare un confronto su temi che mi stanno molto a cuore, una crescita importante ma non pesante. Lavorare con Matteo è stato veramente speciale. Matteo è una persona esplosiva. Mi ha fatto scoprire le potenziali risorse che l'online può offrire per creare un prodotto che sia d'aiuto non solo per me, ma soprattutto agli altri. Avete visto, sì, che location figa qui al White Rabbit. Come avete visto, è anche finita questa giornata di workshop. Infatti molti sono andati via, ci stiamo per salutare. Insomma, sono molto contento perché, per un motivo semplice, perché alla fine di questa giornata, di questa esercitazione, è successa una roba, è successa che ognuno di noi si è portato a casa un risultato, un video concreto, un contenuto di valore che è stato confezionato con ciò che avevamo in tasca, con uno smartphone. E quindi la missione era proprio quella di rendere possibile la creazione di un video con quello che si ha a disposizione. Non bisogna avere una videocamera super professionale, ma con quello che si ha si può creare valore per il prossimo. Questa era la missione, ci siamo riusciti, e quindi questa era la soddisfazione più grande che potessi auspicare di portare a casa. E poi qui c'è un esempio, e cioè Marco, che non voleva comparire in video, non voleva nemmeno fare un podcast, e un anno fa è stato colui che ha iniziato un podcast stimolato dal contesto, dal festival del podcasting. Non so cosa sto facendo. No, non so cosa sta dicendo perché c'ha le cuffie, capito? Grande, quindi in diretta stai per creare il tuo primo episodio del tuo podcast. Che si chiamerà? Ci hai già pensato? Madonna, che impressione, no, che no, ancora è presto, dai. Per farli tu, hai tempo poi per pensare al nome. Strada facendo arriverà. Ed era proprio lui, eccolo qui, un anno dopo. E oggi inizierai anche a fare video. Un anno dopo esco dalla comfort zone che mi spinge a fare anche video.
Grazie. Cioè la tua comfort zone era diventata fare il podcast. Esatto. E adesso ti spingerai oltre e farai anche i video. Grande Marco. Giacomo mi alza l'asticella, vedremo. Usciamo, ampliamo questa comfort zone. Bravo Marco, sei un grande esempio. Quella è la soddisfazione più grande, vedere qualcuno che si evolve, si adatta, impara, si sporca le mani. Questo è sempre l'obiettivo della formazione, imparare qualcosa di nuovo e metterla in pratica. Ringrazio Matteo per avermi coinvolto in questo workshop e insomma per avermi chiamato come esperto di questo tipo di creazione di contenuti. Se non lo sai, trovi il link in descrizione per il video corso su come fare vlog, su cui si basa questa giornata di formazione pratica, lo trovi in descrizione. E viva la formazione, è sempre importante mettersi in gioco e imparare cose nuove. Ecco, se c'è una cosa che ci ha insegnato questo periodo di lockdown, di coronavirus, è che il mondo cambia spesso rapidamente, e avere gli strumenti giusti per adattarsi al mondo del lavoro, al contesto storico, è fondamentale. Quindi bisogna veramente investire in questo. Che sia il videomaking, che sia qualsiasi tipo di formazione, può davvero svoltarci la vita in molti casi. Se ti è piaciuto questo episodio e vuoi vedere altri, scoprire un po' di più il dietro le quinte del mondo dell'audiovisivo, trovi un sacco di contenuti utili anche su questo canale, quindi ti puoi iscrivere, lasciare un mi piace e mi raccomando, come sempre, che il video sia con noi. E questo era il flashback. Poi monterò e pure questo pezzo lo taglierò. Ti piace il mio papillon rosso? A me tantissimo. L'ho messo per dirti che se non sei ancora iscritto al canale, puoi cliccare qui e farlo rimediare subito, soprattutto perché hai visto l'episodio fino a questo momento, quindi probabilmente ti è piaciuto. Se è così, metti mi piace, iscriviti e che il video sia con noi, sempre.